cioè credevo molto in queste cose. Ogni volta che dicevo alle mie amiche, facevo una certa riunione di 5-6 persone per fare una seduta spiritica, per un anno intero ho sognato un luogo, con alberi di ulivo molto grandi e stradine piccole, una strada piccola, buia e una cappella. Una cappella all'epoca senza tetto, senza pavimento e senza panche. Allora io entravo in questa cappella e alzando gli occhi al cielo che non vedevo il tetto, nel sogno vedevo la Madonna con un bambino in braccio che piangeva sangue e mi faceva il segno, vieni, vieni. Tanto che mi toccava questo sogno che la mattina mi alzavo sconvolta e cioè non facevo più queste sedute spiritiche. Praticamente quando mi sono ritrovata dopo un anno in questo luogo l'ho riconosciuto subito e sinceramente sono rimasta molto toccata. Molto toccata perché è cambiato in me subito nella mia vita. Ciò che ero prima e ciò che sono adesso. Prima nelle tenebre, assolutamente. Adesso veramente nella vita di Gesù sento veramente che il Signore mi ha toccata con la sua mano, perché devo dire che sento una grande pace dal primo giorno che ho messo piede qui dentro. Mi nutro di Gesù Eucaristia, prego il Santo Rosario che prima non lo volevo neanche né vedere né sentire, pensavo era una cosa fuori moda. E niente, tutto questo lo devo dire grazie alla Madonna dell'Ulivo Benedetto. E ringrazio anche Gesù perché mi ha mandato il suo strumento e mi ha insegnato tanto ad amare veramente il Signore. Signora, che cosa l'ha spinta a donare questo terreno? Io iniziai un giovedì santo del 93. Fu regalata la Madonna a Deborah. La prese proprio nelle mie braccia. Quando la prese nelle mie braccia me la abbracciai così forte, la Madonna incominciò a lacrimare lacrime bianche. E da allora iniziò il mio vero cammino di fede. Poi la Madonna ha chiesto la cappellina e io, con vera fede alla Madonna, come qua ho donato questo luogo. Da quando frequenta questo luogo? Nella mia vita è cambiato tutto. Io 2 anni fa mi è morto un figlio di 26 anni in Germania. Insieme con i miei compagni abbiamo scoperto questo posto e abbiamo frequentato. Questa è la 20ª volta che io vengo qui. Posso dire che la mia vita è cambiata totalmente. Sono talmente contenta, felice e prego dalla mattina alla sera, anche la notte quando mi sveglio mi trovo con la preghiera sulle labbra. Questa è la cosa più bella che a me mi è rimasta. È una cosa immensa che non può togliermi da nessuno. Io ho scoperto questo luogo benedetto tramite un invito di un'amica mia. La prima volta che sono venuta, il primo giorno, per me un 23, e di apparizione, ho sentito dentro il mio cuore che questo doveva essere il mio posto. Infatti ogni volta che ci torno mi riempio. E mi ha fatto capire tante cose. Io sono stata anche catechista, frequentavo il consueto consuetudine la Santa Messa, però era così, non la frequentavo come adesso la frequento, con un certo entusiasmo e col cuore aperto. Io voglio dare testimonianza a Gesù e la Madonna per il dono della pace che ho ricevuto a marzo nel 95. Mi trovavo carabiniere a Reggio Calabria e sono venuto da Reggio Calabria a Manduria, con grande sacrificio devo premettere. A marzo qui sono stato 3 giorni e ho ricevuto tanta pace nel mio cuore, pace che non avevo mai trovato in altri luoghi dopo tanti momenti di preghiera che ho vissuto laddove sono stato presente. È risaputo che gli uomini non frequentano la Chiesa. Qui invece accade il contrario. Come mai? Io prima di giungere in questo posto non frequentavo né la Chiesa e tantomeno i sacramenti. Poi è accaduta una cosa bellissima. Un giorno mi sono trovato di fronte alla statua
che piange sangue e l'ho vista negli occhi, o per meglio dire, forse la Madonna ha visto me e mi ha toccato, sicuramente mi ha toccato, perché io non credevo nei sacramenti, criticavo i sacerdoti, criticavo la Chiesa. Il giorno dopo io ero una persona diversa, perché pensavo e vedevo le cose in un modo diverso. Tanto è vero che mi sono portato qui velocemente, non sapevo neanche pregare, e insieme alle persone che stavano pregando quel giorno mi sono messo a pregare anch'io, cioè non sapendo neanche cosa volesse dire quella preghiera, non sapevo neanche pregare. E da allora devo dirvi che per me la vita è cambiata in un modo positivo. La gioia, la pace, la tranquillità, la serenità che mi ha dato la Madonna in questo luogo, non so neanche descriverli. Io sono germano e non mi vergogno di dire davanti a tutti i miei fratelli di essere stato un grandissimo peccatore e un grande persecutore dei fuori di Gesù e Maria. Fino a che un bel giorno, circa 4 anni fa, ecco, Dio mi ha chiamato in questo luogo affinché io potessi cambiare il mio cuore, che era veramente di pietra. In me è entrato l'amore. E questo amore mi piacerebbe veramente farlo uscire da me e farlo entrare in tutti quei cuori che sono lontani da Gesù. E la prima volta che sono venuto in questo luogo è stato il 25 di giugno del 1993. Avevo preso appuntamento con degli amici per fare il poker, per giocare alle carte, in quanto avevo quel vizio, e sono venuto in questo luogo con una zavorra di peccati non indifferenti. Fumavo 60 sigarette al giorno, non mi nutrivo del corpo di Cristo, bestemmiavo, mi irritavo facilmente, insomma avevo un po' di tutto sulle spalle. E nel venire in questo luogo, quel giorno vidi il sole roteare, ero dietro l'albero, e nel vedere il sole roteare lo guardai senza nessuna lente di protezione. Dopodiché, quando mi stavo strofinando gli occhi, incominciai a sentire un profumo di rose. E da quel giorno ho lasciato tutto, tutti i vizi, non lo so, mi sono passati. Adesso mi accade una cosa rispetto a prima, che quando mi nutro del corpo di Cristo mi scendono le lacrime. Il grande miracolo che ha compiuto in me il Signore è stato proprio dal momento in cui sono arrivata in questo luogo. Ero una di quelle ragazze lontane dalla Chiesa, soprattutto perseguitavo i sacerdoti. E ora mi vergogno di quello che pensavo, ma perché non conoscevo Gesù. E non volevo sapere del Santo Rosario, non prendevo l'Eucaristia come un simbolo. Mentre qui ho trovato veramente la risposta, ho trovato Gesù. Che devo dire, mi ha dato tanto la Madonna dell'Ulivo Benedetto. Noi siamo venuti qua 4 anni fa, non c'era niente, era tutto rotto qui, non c'era solo una capanna, si faceva le veglie, non c'era manco il tetto, faceva freddissimo. Con tutti i bambini sono venuti, io ho 4 figli, sono venuta con tutti i bambini piccolini e stavano lì a pregare, a stare con me, ecco, non si stancavano a stare fino alle 2 o 3 di notte a pregare, ed era una grande gioia. Adesso che delle feste di Natale, di Pasqua, tutti assieme andiamo a messa la notte, andiamo a prendere l'Eucaristia, per me questa è la cosa più grande che mi ha fatto la Madonna. La mia testimonianza qui in questo luogo santo è quella di aver percepito la presenza viva, reale della Mamma Celeste, e subito dopo un mio cammino personale interiore, quella di Gesù, in maniera proprio viva.
tanto da poter gustare e tornare alla Santa Messa, che ero praticante, percependone tutte le minime sfumature. Io adesso vi racconto soltanto brevemente la mia esperienza con Maria Santissima. Grazie a Deborah ho avuto una grazia. Ero un accanito fumatore, fumavo 2 pacchetti di sigarette al giorno. A me è sempre piaciuto fumare, cioè gustavo proprio, mi piaceva fumare. Una mattina stavamo in casa e avevo di ciò che più mi stava a cuore. Avevo una catenina con un crocifisso che mi aveva regalato mia moglie e ci tenevo tantissimo. E sentii in quel momento di donarla alla Madonnina, alla statua, alla nostra statua. La presi e gliela mise la Madonnina. Bene, il giorno dopo o il giorno dopo ancora, io non ho più toccato una sigaretta. Ma non è, cioè, il fatto strano è questo, che è come se io non avessi mai fumato. 1995 ho ospitato Deborah, non sapevo niente di lei. Non conoscevo la sua storia, che aveva questa storia bellissima con Maria e Gesù, che poi nel ritorno a luglio a casa mia, ecco, si è manifestata in casa mia. Per prima Gesù, un'immagine di Gesù così, io restai perplessa, potevo anche crollare, ha dato tanto odio. Questo incominciò il giorno 17, poi è continuato il giorno 18, che poi, ecco, abbiamo stato il giovedì tutto assieme, anche con dei sacerdoti, abbiamo pranzato insieme, e che poi Gesù, lo stesso Gesù, a me non tanto piace vedere Gesù quanto piange lacrime di sangue. È una cosa che io personalmente non accettavo. Se uno deve piangere, siamo noi peccatori che dobbiamo piangere, non Gesù. Ecco, anche che sia un'immagine, vedere quel fenomeno così ai miei occhi, io ringrazio che mi ha custodita, no? Piangere lacrime di sangue. Avevo una statuina della Madonna di Lourdes, comprata 2 o 3 anni prima, e che poi anche la Madonnina piangeva. E io la disse, mamma, adesso perché piange? Qual è il motivo? Perché io non comprendevo il suo pianto. Forse piange per le nostre situazioni di oggi, che ancora noi non accettiamo questo amore di Maria e Gesù che vuole trasmettere a ognuno di noi. La cosa più bella che a me mi è capitato, se prima recitavo il Santo Rosario e mi addormentavo, per me mi veniva il sonno, adesso provo gusto. Non posso non recitarlo, ecco, è perché sento la presenza di Maria che lo recita con me. E questa è una cosa meravigliosa. Quante volte sono venuto qua, tante volte mi sento rinascere, ecco, cambio persona, cambio vita, cambio tutto il sistema, sia muscolare, sia di tutte le cose. E in più ho capito che cos'è l'amore di Dio, l'amore della Madonna. Ogni volta che noi veniamo qua, specialmente qua la presenza della Madonna, e si diventa umili, buoni, semplici, caritatevoli, pieni di amore. Mi trovo sempre qui 23 a Manduglia. L'ultima testimonianza, quando Deborah mi ha dato un poco dell'olio, io l'ho portato un poco ai bambini in classe, a scuola. Ho toccato un bambino che è ammalato. E aveva sempre mal di male alle gambe, il bambino non si poteva muovere, quindi sempre stanco il bambino. Io non lo so, l'ho portato, ho detto Pasquale ti voglio toccare oggi con l'olio della Madonnina. L'ho toccato, l'ho fatto la croce, ho detto la preghiera della Madonna. E da allora ogni mattina gli chiedo, Pasquale come va? Maestra bene, non mi trovo benissimo, sono contento, sono felice. E io ringrazio sempre la Madonna qui a Manduglia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Amen.